quesito che vuole introdurre la separazione delle carriere dei magistrati, impedendo i passaggi fra il ruolo di giudice pubblico ministero e viceversa. Si voterà poi sull'abrogazione di uno dei decreti attuativi della legge Severino, quello che regola le incandidabilità, ammesso anche il quesito che intende ridurre l'ambito dei reati per cui sono possibili misure cautelari come la carcerazione preventiva. Per quanto riguarda l'elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, un altro quesito referendario chiede di cancellare la necessità di raccogliere firme per avanzare le candidature. Quinto quesito ammesso, quello sui consigli giudiziari, per consentire anche agli avvocati di partecipare ai comitati di valutazione sulla professionalità dei magistrati. Bocciati invece i quesiti in materia di responsabilità civile diretta dei magistrati e quelli su fine vita e legalizzazione della cannabis. Tutte scelte che il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato ha difeso con forza in conferenza stampa. Rigorosa applicazione delle norme, ha spiegato, rigettando le accuse di insensibilità, forte l'invito al Parlamento a intervenire con leggi organiche, soprattutto sui temi etici. Non è che, capisce, noi possiamo, visto che il Parlamento non lo fa, facciamolo noi. E proprio oggi pomeriggio alla Camera è prevista la ripresa della discussione della legge sul fine vita.